essere venuti qui, come ringrazio tutti coloro che sono in ascolto tramite l'etere. Etere sì, una parola che non si usa più, una volta si diceva tramite l'etere, che poi non significa niente, perché l'etere è una concezione tardo-settecentesca che la scienza attuale ha dimostrato essere inconsistente. Il libro, quando lo avrete fra le mani, ve ne renderete conto, è un bel libro, perché io credo che soprattutto trattando di ultrasensorialità bisogna partire dalla definizione della sensorialità. E allora, se io penso a un libro, soprattutto ai miei libri, che sono costruiti con quel tratto onirico, e poi cercherò anche di, chi mi conosce lo sa, ma per chi non mi conosce cercherò anche di spiegare cosa intendo con questo tratto onirico, e questo gioco sognante deve sempre partire da una percezione precisa. E la percezione precisa, per esempio, di un libro come questo, che la copertina, lo toccherete, è come una pelle, è la pelle di un bimbo, poi molto, molto delicata. La sostanza di questo libro è un percorso dentro l'archetipo. Gli archetipi, ce ne sono varie definizioni, in criptonomico mi è piaciuto mettere la definizione che dà di archetipo Jung, che secondo me è lo studioso che è andato più vicino all'essenza dell'archetipo. Gli archetipi sostanze, sono forme vive, vitali, sostanziano ciò che siamo, che noi ciò che crediamo d'essere è in grande misura determinato dai miti che la nostra specie ha portato avanti. E la specie, oltre ad aver espresso miti in forma drammatica o meno, ha costruito interpretazioni della percezione del fenomeno. E queste interpretazioni sono state traslate in maniera simbolica, e i simboli hanno cominciato a assemblarsi in maniera simpatica, cioè simboli che avessero un'armonia coerente si avvicinano a simboli che hanno armonie di tipo coerente altresì. Qui c'è praticamente lo sviluppo nell'interpretazione letteraria e storica di due figure fondanti della cultura spirituale, religiosa ed esoterica. E in piccola parte la figura di Ashmadeva, che è un ente della tradizione iranica, persiana, che poi nel tempo si muta attraverso la strutturazione dell'archetipo e la lettura culturale che ne viene data nella figura di Asmodeus, un bene medievale, ma soprattutto il libro è focalizzato sulla figura di Inanna, che nasce come prima dea sumera, diventa Trina, prima signora nella cultura religiosa assira e babilonese, diviene poi nell'interpretazione fenicia Ashtar, che poi per greci romani diviene Astarte, Cibele e altre forme di divinità femminile, e infine per i giudei si muta nel tempo, non subito, perché come leggerete qui, nel tempo si muta in un orrifico demone, Ashtaroth, che arriva fino ai giorni nostri nella tradizione e nella cultura, e addirittura vive nelle percezioni che non voglio definire in alcun modo dei contattisti ufologici, e diventa Ashtasheran. È un percorso che vi garantisco, anche se può sembrare un po' complesso, credo che nel mio modo di esprimerlo non sia complesso affatto, perché come gli altri miei testi è vissuto come un sogno, cioè qui entriamo dentro un sogno, non è un brutto sogno, è un sogno molto articolato. Criptonomico nel titolo del libro di maggior possanza che c'è all'interno, che è quello riferito a,
alla buona Ishtar, Inanna, Astarte, Iside, Cibele, come volete, vedrete che sono sempre lei. Lo spiego bene, credo di essere riuscito a spiegarlo. Però è articolato in quattro sezioni, in quattro libri. Il primo è il libro Drapon, il libro del drago, che introduce un po'. Poi c'è Criptonomicon, appunto, che è la sostanza maggiore del libro. Dopodiché c'è Liber Spiritum, dove comunque abbiamo degli agganci, leggendo, vedrete, sono dei riferimenti, c'è un interessante paragrafo sull'Enochiano. E a finire c'è il quarto, il Biblos Taos, che è il libro del pavone, Ictionomicon, florilegio di nomina arcana, evoti velati, enti d'occulto segno, qui in virtù svelati. Dee, angeli, demoni e dei, nefili, titani, uomini, bestie, ibridi e gini, Gratiam tenebrarum, Ashtaroth, Asmodai, Baal, Ishtar, Adonai, Raphael, Michael, Abaddon, Chorazon, Samal, Malach, Lilith, Shaitan ed infiniti altri. Passi di fata oltre la trama del sogno. Obliquo sguardo a lambire uno e nessuno. Colte nello spettro della luce molteplici forme ed ombre mutevoli, che pur se celate da una misterica ragnatela orlata di pura rugiada, sono. Ci fu un tempo in cui fummo polvere cosmica. Per accidente, dalla splendente coda di una cometa, polvere cadde. Cadendo nelle novelle acque di un deserto pianeta, vita si fecondò, vita che ebbe attributo di immortalità e di totale incoscienza di sé. Accadde poi che tale vita primordiale prendesse coscienza di sé in una funzione sessuale, cioè smise il proprio abito di immortalità e decise per i piaceri del sesso di dividersi e moltiplicarsi. E moltiplicandosi, avvenne che si giunse a stasera. Io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Buonasera, buonasera.